commento su questa tappa che partirà proprio da Mileto, la sua città? Beh, il commento non può che essere positivo, perché è un momento storico per la nostra città, Mileto, che ospita per la prima volta una tappa di partenza del Giro d'Italia. Certamente è un'occasione proficua per far conoscere quanto di bello presenta la nostra terra, il nostro comune in particolare. Vorrei ricordare ai telespettatori che Mileto è stata capitale del regno dei Normanni per un certo periodo di tempo con il conte Ruggero il Normanno, tant'è vero che ci troviamo nei locali della diocesi di Mileto, istituita appunto nel 1081 proprio per intercessione del conte Ruggero il Normanno. Quindi Mileto è anche patria di Natuzza Evolo, quindi la serva di Dio. Abbiamo delle risorse, abbiamo un museo statale qui vicino, è sede di diocesi. Crediamo di rappresentare un momento, una risorsa per l'intera provincia di Vibo Valentia, e quindi sotto questo auspicio noi abbiamo inteso come comune assecondare questa richiesta di organizzazione della tappa del Giro d'Italia. È un impegno certamente, perché i comuni diciamo soffrono un po' economicamente, però riteniamo che sia una scelta giusta proprio a livello di promozione di tutto il territorio, non solo locale ma anche provinciale, per non dire anche della Calabria.